Spesso hai anticipato i tempi, per esempio Amedeo Minghi al Festival di Sanremo è stato il primo cantante italiano ad andare ospite, che è vietato adesso dal regolamento, insieme per la prima volta nella storia a una cantante lirica. Ce lo vuoi raccontare, certo, quell'aneddoto? Beh, è un fatto significativo in realtà, perché con la signora Baudo attualmente, Katia Ricciarelli, c'era questa simpatia artistica naturalmente. E lei espresse il desiderio di poter cantare una canzone. E io avevo sempre pensato, sai che in fondo il mio lavoro è sempre un po' a metà strada, no? Fra la canzone e cosiddetta musica leggera e fra l'altra cosiddetta musica seria, quindi sono sempre in bilico per questi due mondi. Mi sembrava che fosse l'occasione giusta e scrissi una strana canzone che si intitolava Il profumo del tempo. Allora lei mi disse, faccio un po' l'aneddoto, racconto la cosina. Sì, poi facciamo finta di essere al piano bar Giacomo Puccini a Torre del Lago. Allora non lei so, mi magari disse, ecco, c'è davvero. Cioè, io la chiamai e dice, guarda Katia, che secondo me io ho una canzone bella che può essere adatta. E lei mi invitò a questa sua casa meravigliosa che è in Umbria, bellissima, spoleto, una cosa fantastica, un maniero bellissimo. Sono arrivato e ho cominciato a suonare questa canzone e portai per l'occasione un pianista di questi che suonano, sai, di questi, no? Perché io volevo fare bella io non figura. Potevo, no, in quel periodo. No, volevo fare una bella figura, insomma. Cioè, ah, beh, allora è meglio così. Katia Ricciarelli, insomma, no, voglio dire, pianista. Era giovane. Proprio, era, insomma, un grande soprano, così. E cominciamo a cantare, poi andiamo anche da Ennio Morricone, dopo un sacco di cose. Ma lei voleva esattamente che io suonassi così questa canzone. Mi ricordo anche qua. Ti ricordi tu? Il tempo va indietro, mi dà la mano, sento il suo profumo. Quando mio padre regala carezze di tabacco e le dolci di Natale e l'alcol sul ginocchio che fa tanto male. Qui era un po' un pezzo prudentissimo perché fa così. Che è altissimo. Allora lei dovette inventarsi di cantare in falsone, che è una cosa tecnica. Cos'è il falsone? È una cosa che sta sopra il falsetto, cioè loro cantano in falsetto i soprani. E poi c'è quest'altro registro. Cioè, i cantanti lirici hanno dei registri, sono un po' come i fuoristrada. Perché io l'ho detto una volta a un nostro cameraman, falsone, ma non era in quel senso lì. No, no, neanche a Roma si diceva falsone, una cosa seria. Insomma, lei questa nota che è pazzesca, guarda. Incredibile, perché aprì questo registro che chiamano falsone e decollò una voce, ragazzi, incredibile. E lì, guarda, rimanemmo sorpresi anche, che non è poco, con Morricone, eravamo a casa di Morricone a fare questa maestro Ennio Morricone. Maestro Ennio Morricone, grande Ennio Morricone, grande Ennio, e che facciamo questa cosa con lei e rimase impressionato, perché veramente Ricciarelli ha una voce straordinaria. Molto, molto, molto particolare, voce verdiana, a me tra l'altro particolarmente chiara. Ma io non ho mai capito se a te sono più care le voci pucciniane o verdiane, perché io so che i tuoi fan ti stanno riempiendo di cartoline, manifesti e tutte cose legate a Puccini. A Puccini, sì. Ma mi hanno mandato delle cose incredibili. Io ho delle foto di Puccini. Regalate, autografate da lui che me la manda. No, in realtà io ho una grande passione per la sua composizione. Secondo me lui è il più grande scrittore di canzoni di tutti i tempi. Credo che Puccini abbia scritto le più belle canzoni di tutti i tempi. Tant'è che le sue opere questo sono, no? Sono delle splendide raccordi fra una canzone e l'altra. Ed è anche l'inventore del musical. Lui non l'ha mai saputo, perché è morto prima che questo accadesse. Ma in realtà gli americani devono tutta la loro esperienza spettacolare a Puccini. Lo saccheggiano, lo prendono, se lo mangiano, lo digeriscono. E ne fanno di tutti i colori. Tutto quello che vogliono, ma non c'è americano musicista, intendo, degli ultimi 50-60 anni che non abbia scritto per lo spettacolo senza imparare a memoria Puccini. Mentre invece le voci verdiane sono un'altra cosa, la Callas per esempio, ecco, appartiene, ma un altro tipo di osservazione. Sentiamo.